Ciao e benvenuto nella rubrica PDA, le pillole di Amazon. Oggi parliamo di rifornimento inventario in correlazione a quelli che sono i centri logistici dislocati nel territorio italiano. In particolare sappiamo che non si può scegliere il centro a cui spedire l'inventario. Ma se ti dicessi che puoi cambiarlo? Ecco, cambiarlo e sceglierlo sono due aspetti differenti. Infatti noi sappiamo che quando programmiamo l'ordine di rifornimento inventario, una volta finite tutte le procedure, ci verrà assegnato un determinato magazzino, perché non abbiamo la possibilità di scegliere. Tuttavia c'è la possibilità di cambiarlo. Come? Annullando quell'ordine di rifornimento e rifacendo l'attività, fino a quando appunto non ottieni quel magazzino che più ti aggrada. Ecco, magari non rifarlo subito, rifarlo in serata oppure il giorno dopo, fino a quando appunto non ottieni il magazzino desiderato. Ma perché sto facendo questo video? Perché ottengo diverse segnalazioni da parte dei seller che non sono contenti del magazzino di Rieti, quindi quello completamente automatizzato. Quindi nel caso in cui non volessi spedire i tuoi prodotti in quel magazzino, hai la possibilità di annullare quell'ordine di rifornimento e rifare da capo la procedura fino a quando non ti verrà mostrato un magazzino differente. Ciao e alla prossima pillola! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!